Perché il tuo cane salta addosso agli ospiti che vengono a trovarti? Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio e sono un dog trainer. Aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zampe. Oggi voglio raccontarti del perché i nostri cani tendono a saltare addosso alle persone o ancora di più agli ospiti che vengono a trovarci a casa. Devi sapere che il comportamento di saltare addosso è un comportamento che si va a instillare nel cane nei primi mesi di vita, in quei mesi in cui vive con la mamma. Infatti, quando il cucciolo ricerca attenzioni, va a leccare il muso della mamma. E perché va a leccare il muso della mamma? È molto semplice, è un comportamento che prendono dai loro antenati, ovvero dal lupo. Infatti, quando un cucciolo di lupo leccava il muso della mamma, la mamma era propensa a regurgitare il cibo per andare a sfamare i suoi cuccioli. Quindi i nostri cani prendono questo comportamento dal loro antenato più vicino e questo comportamento poi lo utilizzano anche nei confronti della persona. Infatti il cane tende a saltare addosso per raggiungere il viso per andare a leccarlo, ovvero riproporre quel comportamento che inizialmente avevano con la loro mamma. Quindi questo saltare addosso è una richiesta di attenzioni, ovvero il nostro cane vuole delle attenzioni, vuole essere salutato, vuole che la persona interagisca con lui. In altri casi invece il saltare addosso potrebbe essere una risposta di tipo ansioso a una determinata situazione, ovvero il mio cane non riesce a gestire in maniera calma e rilassata l'ingresso della persona e entra in uno stato ansioso e questo stato ansioso lo porta a saltare addosso alla persona stessa. Fammi sapere che cosa ne pensi qui nei commenti, dimmi se il tuo cane è uno di quelli che saltano addosso e in che situazione lo fanno, ricordati di seguirmi e di lasciarmi un like.